Motion Fitness è un corso full immersion, sono 3 giorni interi dove le persone imparano delle strategie derivate soprattutto da una disciplina che si chiama programmazione neurolinguistica e imparano strategie per gestire meglio i propri stati d'animo. Come dice il termine stesso, emotional fitness vuole essere proprio il fitness per le emozioni, quindi allenare i muscoli emozionali. E al giorno d'oggi saper gestire meglio se stessi, le proprie emozioni, le proprie reazioni emotive nei confronti di un mondo che costantemente ci mette sotto pressione, assolutamente fa una differenza enorme nel mondo della vita del lavoro, nel mondo professionale, come nella vita personale, dove insomma diventa difficile a volte coniugare le due cose. Io sui carboni ardenti, ma proprio non esiste, cioè bello tutto il corso, sì sì va benissimo, ma io sui carboni ardenti non camminerò mai. E invece nel momento in cui Roberto ha detto va bene, allora siamo pronti, possiamo andare, io continuavo a dire no, non lo faccio e mi sono tolta le scarpe, no, non lo faccio e mi sono tolta i calzini, no, non lo faccio, mi sono trovata lì davanti, l'ho fatto con la voglia di farlo, con la consapevolezza. E se non mi avessero fermato sarei andata ad Ostia perché proprio ero pronta e con la volontà, la voglia di camminare sui carboni, insomma, è stata un'esperienza unica. Ragazzi, è una roba strepitosa! Dovete farlo tutti, dà un'energia incredibile! Oh, ho chiuso gli occhi, sono andato dritto davanti a me, sono arrivato alla fine e non me ne sono neanche accorto. Questa è un'ulteriore dimostrazione di quello che sono le capacità inespresse che abbiamo dentro di noi. L'emotional non si può raccontare così, l'emotional è un corso che va vissuto perché ti lascia qualcosa dentro e in maniera cinestesica ti dico l'emotional si deve sentire, si deve provare. Una volta finito l'emotional tu dici bene, adesso sono pronta, ho una nuova energia per affrontare il mondo e questo è quello che fa. Io dentro casa c'ho ancora l'adesivo che mi hanno dato il momento che ho fatto il percorso, che me l'hanno messo sul petto, io l'ho preso, l'ho appiccicato sul muro e io ogni volta che passo dentro casa me lo guardo davanti perché per me quello ha rappresentato una cosa incredibile, cioè se tu puoi fare quello veramente puoi fare veramente tutto e quella è una delle frasi che io neanche mi ripeto perché ce l'ho dentro nel sangue.